oggi, come dicevo prima, Matteo ha disputato una grande partita, un giocatore importante e purtroppo qualche infortunio di troppo gli ha condizionato la carriera, ma è un giocatore di livello e oggi gli faccio i complimenti che ha fatto una grande partita, come lui tutta la squadra. Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, giocando bene contro un'ottima squadra e è andata bene, direi molto bene, una vittoria importante. Sì, sicuramente l'allenatore li fa giocare a calcio, una squadra che tenta a giocare e noi contro quelle squadre magari facilitiamo di più o meno, o meglio, la giochiamo alla pari e chi sta meglio, chi gioca meglio porta a casa i punti. E oggi è stata così, mentre squadre che arrivano e si difendono bisogna fare altri tipi di partite, certamente no, non è semplice. No, è una squadra forte, dobbiamo portargli molto rispetto, magari la classifica che attualmente non la merita, giocatori importanti che fanno la differenza in questa categoria. Va affrontata come vanno affrontate tutte, con la testa, messi bene in campo, cercando di dare il massimo, alla fine vediamo quello che sarà venuto fuori. No, è stato un gran gol, recuperato palla e sono ripartito. Guardavo Budimir perché volevo passargliela, però poi ho visto la porta, ho tirato, è stato un gran gol. Sì, il Livorno è una squadra molto forte anche se non sta esprimendo un grandissimo calcio, però ha giocatori importanti e in casa devono fare assolutamente punti. Sappiamo che sarà una partita difficilissima perché sono una buona squadra, hanno giocatori importanti, un mister che li fa correre, quindi dobbiamo dare il massimo e sarà una partita da preparare molto bene, per dare continuità a questa vittoria soprattutto.